Buongiorno amici, 16.09.2020, appunti di viaggio, facciamo qualche riflessione. Allora, la chiusura di molti canali, tra cui Accademia della Libertà e Igienista Mentale, canali che avevano un patrimonio culturale enorme, canali che avevano milioni di visualizzazioni, canali che avevano migliaia di iscritti. Allora, alcuni di voi dice andiamocene su un'altra piattaforma. Allora, a parte che questo significa abbandonare la nave, significa arrendersi. Ma poi non è questo l'approccio, perché su altre piattaforme ci si può anche andare. Tra parentesi, chi è di un certo livello se ne va su altre piattaforme per far rimanere i contenuti, ma il gregge rimane su YouTube e loro lo sanno perfettamente. Questo campo di concentramento del pensiero unico, chiamato Facebook, chiamato YouTube, chiamato Twitter, eccetera, eccetera, è per il gregge, per la massa. Chi crea contenuti non ha problemi di andare altrove. Il problema è che bisogna seminarli nel gregge e il gregge non si muove da YouTube. Questo è il problema. La potenza di YouTube privato è proprio che da privato, e quindi fa quello che vuole, tra virgolette, perché glielo lasciano fare, ma ne parleremo dopo, è che da privato di fatto esercita un dominio pubblico, di interesse pubblico. Perché tutti si iscrivono. Allora, prima abbiamo creato il grosso contenitore del gregge e poi applichiamo il campo di concentramento del pensiero unico. Tutto ciò che è pensiero libero, vedi Accademia della Libertà. Che cos'è Accademia della Libertà? È un'accademia dove si cerca di fare esercitare il pensiero libero. Il fatto che chiudano questi canali e non altri, e non altri che parlano di libertà, no? Parlano di libertà di informazione, però a loro non li chiudono, o magari li chiudono e poi li riaprono, invece a noi ci chiudono, punto e basta. E la dice lunga, no? Su chi dà la verità o su chi invece dà gli strumenti per arrivare alla verità. Perché il pensiero libero, come dice anche fratello Pino, il pensiero libero ha un difetto. Genera altro pensiero libero. L'Accademia della Libertà nasceva ed è ancora viva per liberare pensiero, per far sì che esca pensiero libero. E tutto ciò che non è all'interno del monopensiero, o peggio ancora, che non genera pensiero libero, va eliminato, va cassato. Ecco perché questi canali danno fastidio, perché si parla di elevazione spirituale, si parla del vero problema, del vero male. E questi sono canali che creano problemi, perché risvegliano lo spirito, risvegliano l'anima. Non è tanto la manipolazione di qua, manipolazione di là, perché lì siamo ancora su un livello molto superficiale, no? Oppure la manipolazione che può fare la pubblicità piuttosto che l'informazione di un certo tipo. No, no, qui siamo al risveglio dell'anima. È là il punto, l'ho detto mille volte. La vera battaglia ormai è sul dominio dello spirito. È lì che bisogna lavorare, sul risveglio delle anime. Non tanto la consapevolezza psicologica e culturale, quella è la base da cui partire. Se poi si arriva a quella, si arriva anche al risveglio dell'anima. È lì che da ilici bisogna passare ad animici. È proprio lì, per poi non dire pneumatici, ma lasciamo stare. E allora, dov'è il problema? Il problema non è YouTube, il problema è lo Stato e il gregge. YouTube fa le cose perché gliele lasciano fare. YouTube fa le cose perché gliele lasciano fare. Fin tanto che né il gregge si muove,
o al massimo è solo tollerante, no? Tollera tutto, no? Vabbè, pazienza, andatevene su un altro canale, no? Perché questo è il massimo della reazione, no? Che si può avere. Eh no, questo non può essere il massimo della reazione, questo è un massimo della reazione per la pecora, ma per chi si risveglia non può essere il massimo della reazione. Quindi il problema non è YouTube, il problema è la biomassa che ormai convive col campo di concentramento del pensiero unico e gli stati che gli lasciano fare a YouTube, cioè le leggi degli stati, gli stati sovrani, lo stesso popolo che si sente sovrano alla fine accetta qualcosa. Se sei sovrano, sovrano significa che stai sopra tutto, significa che sopra di te non c'è niente, perché te sei tu che stai sopra tutto. Allora, se tu sei popolo sovrano, no? E ti senti sovrano, o tu stato ti senti sovrano e lasci che YouTube calpesti la tua Costituzione, vedi articolo 21 o articolo 19 dei diritti internazionali, la Carta dei diritti umani internazionali. Se tu lasci che vengano calpestati questi diritti, ecco che sei tu Stato che permetti queste cose. Quindi, ripeto, non è YouTube che finché glielo lasciano fare fa quello che vuole, ma sei tu Stato e sei tu popolo, popolo che non sai farti un governo come Cristo comanda. E tu Stato che non ti sai fare rispettare. In Francia hanno fatto una legge in cui hanno vietato alcune parole, addirittura sono i motori di ricerca che già ti eliminano certi tipi di ricerca. Ovviamente quel tipo di legge è più restrittiva verso il monopensiero, ma almeno si dimostra che lo Stato può fare qualche cosa. E allora cosa dobbiamo pensare? Che il nostro Parlamento è tutto complice? Non è che lo dobbiamo pensare, ne siamo certi, però diamo la possibilità. Sono complici? Non lo so, è una domanda. Sicuramente sono conniventi? Non lo so, è una domanda. Però un YouTube che toglie un video di un parlamentare, a prescindere di cosa pensi quel parlamentare, no? Perché poi c'è il cretinetti di turno, no? A proposito di cretini, poi vi devo dire una cosa. Che dice: ah no, però quella diceva così, quella diceva colà, perché non riescono ad avere una visione ampia, no? Perché il cretinetti ha bisogno di scendere in quei minimi dettagli perché non riesce ad avere una visione macro. Allora, purtroppo deve vivere di minuzie, deve vivere di gossip intellettuali, mentre stai all'interno di un campo di concentramento intellettuale del monopensiero. E vi piace stare all'interno di sto campo di concentramento del monopensiero? Greg, il blogger Greg, il vlogger Greg, non ha tutti i torti quando tratta il suo pubblico, che poi è per un buon 50% è lo stesso che gira su tutti i canali, no? Perché poi anche lì, quando dico che il problema è lo Stato e il popolo e non è YouTube, anche lì non è che data una informazione la studiate, ci riflettete, no! Ormai c'è una specie di droga. Come per dire: no, fammi sentire st'altro canale, e st'altro canale ancora, e st'altro canale ancora. C'è una specie di rincorsa a sentire chi la spara più grossa, su quale canale viene detta, su quale canale viene usato il gossip, eccetera, eccetera. Ormai c'è una malattia. E tra parentesi, il web ormai si è ammalato della stessa malattia che aveva la televisione tanti anni fa, cioè produce se stessa, diventa autoreferenziale. Ormai, mentre il web all'inizio nasceva per riportare una realtà sul web, adesso invece succede sul web. Se non succede sul web, non esiste. E questa è un'altra malattia, stessa malattia tra parentesi che c'ha la televisione, cioè o succede in TV o non esiste. O succede su Facebook o non esiste. O succede su YouTube o non esiste. Perché? Perché tutto il gregge vive là dentro. Tutto il gregge vive all'interno del monopensiero.
E allora è lì, dici voi, perché ci state, no? Perché il cretinetti, c'è sempre il cretinetti, no? Perché è lì che bisogna seminare. Quando dice, ma la democrazia ci trascina il basso, perché purtroppo il pilastro di queste dittature, però il quarto pilastro di queste dittature è proprio la democrazia. Loro giocano su questo, l'ho spiegato già tante volte. Siccome il popolo degli ilici è facilmente condizionabile, perché le oligarchie o gli imperi finanziari internazionali amano le democrazie? Perché sanno perfettamente che manipolando la massa, cioè il popolo gregge, mettendola all'interno di campi di concentramento del pensiero unico, prima era la televisione, ora è il web, anzi sono tutte e due messe insieme, sanno perfettamente che manipoleranno sempre la massa e quindi l'avranno sempre dalla parte loro, no? Vedi il no, vedi il sì al referendum, vedi le mascherine, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è la situazione. Io comunque ho una grande speranza nella natura umana, perché ce l'aveva anche il Cristo. Cristo non sarebbe morto se non aveva speranza nello spirito dell'uomo. Tanto la battaglia è su quel fronte. E l'ultima cosa sui cretinetti. Allora, come ho sempre detto, la democrazia è un giocattolo rotto, è un cavallo di Troia, cioè viene data al popolino per fargli credere che si, con questo strumento, la democrazia, lui si possa autogovernare. Di fatto invece non si autogoverna, ma è etero diretta dai media, dalla manipolazione, così come ho spiegato tante e tante volte. Riguardo invece al canale, sono spiegazioni che avevo già dato sul primo e secondo canale, però sono stati cancellati tutti e due, li ridò su per questo canale. Probabilmente i contenuti andranno anche su altre piattaforme, ma giusto per questioni di archivio. Qui bisogna seminare, perché il popolo sta qui. Allora, qual è l'affermazione? Già io non tollero gli pseudonimi, però se lo pseudonimo fa commenti intelligenti, allora va bene. Se poi già usi lo pseudonimo, più fai argomenti cretini o sei troll, vieni bannato proprio senza problemi, perché i cretini, come diceva Giacinta Auriti, sono molto pericolosi, sono più pericolosi dei criminali, perché il criminale non è assolutamente condivisibile quello che fa, il criminale va condannato. Però almeno ha una strategia, no? Vuole rubare, però almeno ha un progetto sbagliato, ma almeno ha un progetto. Il cretino no, il cretino fa danno a sé, agli altri, deve parlare per forza anche quando non ha un cazzo da dire, ha sentito una notizia da un'altra parte non sapendo la fonte, però te la deve venire a ridire come se lui è l'esperto e non neanche ti conosce, neanche sa che tu sei 10 anni che fai queste ricerche, però lui l'ha scoperta 3 giorni prima e te la deve venire a dire, perché dopo che te l'ha detta si sente più forte. Ecco, il cretinetti va bannato, punto, perché fa danno a sé e fa danno anche alle altre pecore, capito? Ecco perché molti video non c'hanno i commenti, come giustamente ha suggerito un'amica, dice mettete i video senza commenti, e alcuni invece vengono proprio oscurati dal canale. C'è poco da fare, censura sì, per i cretini ci deve essere censura, purtroppo, perché il cretino tra l'altro ha una grande potenza, è contagioso all'ennesima potenza. Questo non vuol dire che non va amato e non va compatito, perché poi YouTube dice che tu istiga alla violenza. No, non istiga alla violenza, assolutamente, tutto il popolo va amato. Anche il cretino va amato, però va compatito, non va ascoltato. Non è che se il cretino dice buttiamoci tutti a mare, allora è istigazione alla violenza se non lo ascoltiamo mentre va tutto a mare. No, si cerca di non farlo parlare il cretino, perché poi se c'è un altro cretino a fianco a lui, in due cretini, il primo cretino dice buttiamoci a mare, il secondo cretino lo ascolta, si buttano tutti e due a mare, quindi vanno aiutati, vanno compatiti, vanno amati, ma non vanno ascoltati. Quindi non è istigazione alla violenza, è difesa, che è diverso. In merito all'ultimo argomento, che YouTube dice istigazione alla violenza, ecco, questa è un'altra riflessione.
Posto che sia così, ed è tutto da dimostrare, perché abbiamo parlato di amore, di crescita spirituale, di risveglio delle anime, di risveglio della cultura, quindi ovviamente quella accusa è assolutamente infondata, ripeto, accusa assolutamente infondata, perché oggi non puoi dire al ladro che è un ladro, non puoi dire al cretino che è un cretino, perché istigazione alla violenza, no? Siamo arrivati a questo, alla dittatura, no? Del political correct, perché questa è la dittatura del political correct. O stai all'interno del campo di concentramento del pensiero unico, in cui bisogna tollerare tutto, no? Non puoi più dire a un cretino che è un cretino, non puoi più dire a un assassino che è un assassino, non puoi più dire a un pedofilo che è un pedofilo, non bisogna dirlo, no, assolutamente, perché è politicamente scorretto dire queste cose, no? Però tu devi subire tutte le violenze. Allora, loro che calpestano 30.000 iscritti, 9 milioni di visualizzazioni, 10 anni di lavoro, 5.000 video, cultura, cancellano un canale, stanno esercitando una violenza. A te chiudono il canale sulla supposizione che tu istighi alla violenza, tra l'altro infondata. Allora è bene che si rifletta su queste cose. Altro argomento. E mi spiace, ma devo essere duro. La dimostrazione su chi parla veramente di libera espressione e di libera informazione la si vede dopo queste cose. Perché quando hanno chiuso Radio Radio, io ho fatto l'appello. Quando hanno tolto i video a video blu, io ho fatto l'appello. Perché io sì ci credo alla libera informazione di tutti. Vedete se lo fanno loro. Allora è facile parlare di libertà di espressione quando toccano solo la tua libertà di espressione. Capito? Capito? Qui si vedono le realtà delle cose. Se per caso hanno paura a citare questo nome, chissà per quale fobia o per paura che gli fai pubblicità o ti perdi qua, o qualche iscritto se ne va o va a cercare che cosa è Accademia, perché poi questi sono i ragionamenti mediocri che si fanno dietro, no? Io citandolo, visto che io ho 200.000 iscritti, 600.000 iscritti, se ti cito ti faccio pubblicità e allora non ti cito, sì, parlo in genere. Questo è web marketing, capito? Allora lasciamo perdere, no? Lasciamo veramente perdere. E mi spiace, gli ultimi siete voi che purtroppo fate poco e niente. Al massimo vi limitate al commentuccio, al suggerimento, come se noi non lo sappiamo che ci sono altre piattaforme, come se noi non lo sappiamo cosa bisogna fare, come se noi dormiamo da piedi. Sto su internet da quando è nato. Sono un internauta praticamente a Roma c'erano tre punti internet, non ce n'aveva nessuno internet a casa, c'erano solo tre internet point. Uno ci bazzicavo io dalla mattina alla sera, quindi il mondo di internet lo conosco da quando è nato, eppure arriva il cretinetti, no? Che è nato ieri. E vabbè, e ti deve fare la lezioncina. E invece metteteci la faccia, fate l'appello sul vostro canale, col vostro nome, se ci credete a certe cose. E lì si vede se. Perché poi si offendono se gli dici pecora, no? Si offendono perché si offendono. Allora la cosa che sanno dire, ah no, allora anche voi, no? Perché lì si offendono. Allora c'ha ragione Pino, c'ha ragione Greg, c'hanno ragione tutti questi quando si incazzano col popolo. C'ha ragione Marra quando dice che è il popolo che fa schifo. C'hanno ragione, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Bene, per oggi è abbastanza, ma era uno sfogo, ma allo stesso tempo delle riflessioni che volevo mettere in comune per pochi. Per pochi. Spero che vi facciano fare qualche riflessione in più. Un grande abbraccio e amate ogni giorno di più, perché tanto quello è l'unico capitale, quello che ci porti, quello è l'unico capitale che
che rinforza l'anima ed è quella con cui, poi faremo la guerra finale e dovremmo affrontare la nostra coscienza e la coscienza universale. Se siamo vuoti di amore, la vedo molto brutta. Un abbraccio.